Benvenuti ragazzi sul canale PC Passione Games, questo giovedì intenso dove appunto cercheremo di portare avanti la nostra carriera. Tanto ragazzi ringrazio tutti quelli che si sono divertiti, anche martedì siete stati, diciamo, come dire, avete incominciato a capire anche questo deportivo. Tra le altre cose, Mister Allegria in questa, diciamo, sua avventura molto probabilmente cambierà anche il suo modo di giocare, quindi cambierà un pochino, il trequartista probabilmente lascerà spazio a un doppio attaccante e proveremo lo stesso modulo con il quale sto giocando anche abbastanza bene sull'online, il 4-4-2-2. Tra le altre cose ho fatto una piccola recensione con alcune disposizioni, tanto c'è il mio cane che sta girando intorno, sta attento se non lo pesto, e dicevo con questo 4-4-2 che vi ho raccontato lunedì, che mi sta al momento, perché poi dopo sapete poi ci sono gli aggiornamenti e cavoli vari, quindi può succedere che non vada così bene. Allora, abbiamo assunto un preparatore per la difesa, anche abbastanza costoso, un 5 stelle, per dare un pochino più diciamo input alla difesa, e andiamoci a vedere innanzitutto la tattica. Noi impostiamo il titicaca, che tra le altre cose è una caratteristica del campionato del calcio spagnolo, e noi passiamo da questa diciamo da questo modulo con il trequartista Perez dietro al Barbero alla quest'altro. Dov'è? No, eccolo qui. No, scusatemi, ma si cambia da qui. Cambiamo. Allora, sempre passaggi corti, però questa volta noi giochiamo in questo modo, un pochino più alti. E poi, allora, continua. E poi dal 4-2 si passa a un 4-4-2. Dov'è qui? Stretto. 4-4-2 di contenimento. Eccolo qui. Allora, mettiamoci anche qui, come facciamo nell'online, mettiamo un po' a posto le cose. Quindi Perez fa coppia con Barbero, Yamai lo lascio lì, terzino bilanciato no, voglio giocare con il tornante falso difensore, terzino di spinta offensivo, quindi mi fa la fascia, mi fa tutta la fascia. Poi abbiamo loro due, lasciamo sta così, vediamo un po' se lui è un portiere classico, no, lui è niente, difensivo. Poi anche Sanchez lo facciamo salire, lo facciamo fare terzino di spinta offensivo, anche Sanchez, quindi lo troviamo davanti. Poi abbiamo lui più che ala, gli faccio fare l'esterno di centrocampo, attaccante interno offensivo, quindi lui lo troviamo avanti, quindi parecchi offensivi. Poi abbiamo loro, va bene, difensivo, centrocampo di compagnia, registra arretrato, un box to box, cioè registra arretrato, mi va bene, copre un pochino la fascia, mi svaria, no, difensivo, però non c'ha il suo. Quindi giochiamo questo 4-4-2 che è molto simile a quel 4-4-2-2 che vi ho fatto vedere lunedì. Vediamo come funziona con la nostra formazione. Quindi Barbero Perez sono i due attaccanti. Salviamo. Ok, e scendiamo in campo in queste due partite. Come sempre, l'episodio no, esci, no, annulla. All'episodio verte, come sempre, di due partite. La prima la giochiamo contro il Real Saragozza, un'altra grande che però è in grosse difficoltà. E quindi vediamo un attimino come c'è. Noi siamo quinti, ragazzi. Allora, vabbè, ragazzi, parliamoci chiaro, noi questo campionato bisogna vincerlo assolutamente per partire subito come abbiamo fatto nella scorsa stagione con FC 24, subito per andare a saporare la Liga, ovvero la Serie A spagnola. Non sarà molto facile, ci sono tante squadre agguerrite, però intanto noi cerchiamo un attimino di vincere. Allora, giochiamoci, vai, vediamoci la partita. 4-4-2-2, proviamolo con Villares. Vediamo un po' se magari ci sono anche altri giocatori, perché abbiamo un Mvudu che a me piacerebbe anche lui.
Vabbè, lo vediamo dopo, però qui il portiere non si può vedere. E quindi noi mettiamo lui con Navarro al posto di Sanchez. Ragazzi, eccolo qui. Navarro al posto di Sanchez, si vede che spinge. Questa è la nostra formazione. Vai Ciccio, vai. Gioca partita. 3 minuti, l'arbitro non si è visto, peccato. In questa nostra serie spesso si perde un pochino. Allora, io approfitto per, come ho detto all'inizio, di salutare tutti, ringraziare tutti, a Mario Gabriele, Davidino, che segue con molta passione questa nostra avventura, così come segue anche l'avventura della Master League. Ieri l'avete vista, se l'avete vista trovate nella playlist dedicata. Di oggi che va in scena di Al momento, diciamo, sul nostro canale, sul vostro canale, noi ovviamente non sono giochiamo prevalentemente a calcio. Abbiamo un attimino messo da una parte altre situazioni. Tanto vediamo come ci si troviamo, perché casa vostra, ovviamente. Non cambiate canale. tanto vediamo un po'. Addio, 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 addio. Ma cosa vogliamo? Le botte. Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal Vai, vivo? vai, vai, Barbero. Io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Dagliela, bravissimo. Vai Perez, che fai un po' la punta. Perez è, diciamo, un po' il capitano di lungo corso. Daglielo, daglielo. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Perez, tiro. Subito Perez. Subito Perez fa, diciamo, aggiustare i guantoni al portiere avversario. Palla molto interessante. Tira a giro. Legge bene e Sotto, bimbi, sotto. 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 Addio. Attenzione perché questo Mamma mia, cosa ha preso il portiere. Si rischia un pochino, forse non sono adatti i giocatori, però bisogna un po' che si riprendino. Mister Allegri gioca sempre col trequartista. Escudero. Escudero. Dagliela, dagliela. Aumenta la pressione, non si accontentano del pari. Sono tutti appiccicati. Ah, tutti appiccicati. Sceglie gli effetti sperati, palla No, persa. si sta giocando non malaccio, Sotto. Tutta partita perché tutto è centrocampo, però bravo. Vai. Vai, Barbero. Bravo. Solo. Non Azione si sta giocando molto bene perché è il nuovo modulo. Ripeto, lo sto provando sull'online, forse la squadra ovviamente è diversa. Questa carriera qui manda Dio, perché si lascia troppi buchi. cattiva gestione della palla. Bravo. Vai, vai, ieri mai. L'azione. Interviene. Va in porta, va in porta. Oh, è stato fermo il portiere 1-0. Cosa ha fatto ieri mai? Cosa ha fatto? Il portiere è rimasto fermo. Vedi? Cosa fa? Cosa fa? 1-0 per noi, ieri mai. Tra le altre cose, se vi ricordate bene, qualche episodio fa, ieri mai era sul mercato, o perlomeno noi l'avevamo messo sul mercato e l'avevamo sostanzialmente anche ceduto alla squadra, però non si è trovato d'accordo ed è ritornato all'Oviedo. Qualche sostituzione, no, Eremai ha fatto gol, vuole essere sostituito. C'ha qualcosa, c'ha un po' di mal di pancia il bimbo, c'ha un po' di mal di pancia. Vabbè, noi stiamo aspettando un paio di giocatori alla primavera, interessantissimi, velocissimi anche sulla fascia, Ed quindi ecco dunque arrivato il turno dell'incontro. Eremai sarà uno dei papabili. Bravissimo, ancora, ancora. Però intanto partita difficile, perché poi tra le altre cose Zaragoza non è malaccio, bravo. Ancora ieri mai. Vai Perez, vai in porta Perez, vai in porta. Stavolta l'ha preso. Cerca la porta. Mano. Conclusione. Abbiamo torto la mano, se non era mano, che ciabattata di chi è questo qui? Vada, il mister Allegria rimane lì. Viene mai, via, vuole uscire, vuole uscire. Non so come mai. Entra Fernandez. Gerson, non capito perché. Ha fatto un buon primo tempo. Esce.
Ah, è calcio d'angolo, ha toccato. Ma tocca per il compagno. Occhio al traversone al centro. Bel colpo di testa. Primo tempo, 1-0 per noi. 1-0, siamo avanti. Siamo avanti, 1-0. Davanti al nostro pubblico troviamo un po' di fiortaggio anche. Vedremo se però, la pacca del primo. Però ci siamo, dai, però ci siamo. Allora, gestione squadra. Io, come sempre, faccio il cambio con Angel e metto Muflu. A me piace i giocatori fisici. Poi il resto, anche no. Herrera, che ovviamente non è un giocatore esterno sinistro. Vabbè. Io direi di far cambio così, guarda. Fernandez va di qua. Herrera e ci metto El Gaucho al suo posto. Poi davanti Perez il capitano, facciamo così, guarda, Barbero lo sostituiamo con Buldini. Dovrebbe essere al debutto Buldini, Buldini dovrebbe essere al debutto, capitano Perez lo lasciamo stare. Gaucho, vai Gaucho, vai Buldini, gran palla, bravo, che girata. Però 2-0, questo sì, ma difesa imbarazzante, difesa della Real Saragozza, imbarazzante, si è girata, ma imbarazzante. 2-0, gol di Perez, ancora in gol, dovrebbe essere il quarto gol di Perez in campionato. Vedete Mufulu che è enorme, a me i mediani devono essere molto forti. Un'altra sostituzione. Marcante dopo è scaturito il gol. Martinez con Sanchez. Buon. Problemi a metterla dentro. Qui si è girato benissimo la difesa. Veramente imbarazzante. E quello che dicevo è che però il buon Gabriele non ha notato. Cioè la difesa imbarazzante. Zero. No, sotto. Difese imbarazzanti, eh. Addio, addio. Ha intercettato la traiettoria e può far ripartire la squadra. Bravo. Vai Scudero. Bello, vai Gaucho, Gaucho, Gaucho. Si fanno vedere i compagni. Ciao, dai. Mamma mia, 2-0. Mettiamoci a casa questo risultato. Mettiamocelo a casa. Di essere oltre la linea avversaria era tardi. Il Bayer Leverkusen ha confermato l'ingaggio di un calciatore sul quale aveva messo gli occhi da tempo. Addio, addio. La porta. Mamma mia, cosa ha preso il portiere. E comunque poca roba il Real. Il Saragozza è poca roba, eh. La vedo veramente moscia. Meglio sì per noi, per amor di Dio. Bravo, vai Gaucho. È il Gaucho. Che poi non è Gaucho, è Gauto. Bravo. Salta il difensore. Non è finita. No, cosa ha sbagliato Perez? Cosa ha sbagliato Perez? Voleva far tocchettino. Comunque, partita a senso unico. 5 tiri, 2 gol. No, un gol di Perez. Ancora lui. Grande tempestività. Il nostro attaccante veramente. Le botte. Sotto. Pallone molto pericoloso questo. Riconquista un po' importante. In tribuna. No, no, è buono. A spazio. Vai, vai Perez. Fuori gioco. Ha ragione. Più attenzione. Ha ragione. Partita un po' confusa al momento, eh. Tanta confusione. Interviene e recupera. Fallo. Palla molto. Addio, 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 difensori. Il pallone giusto per riaprire la sfida. Imbarazzanti i difensori, eh no. Il portiere. Dagliela, bravo. Mai un Mufulu. Gran palla profonda. Può far male qui. E c'è il gol che serve a mettere 3-0. Veramente Perez, doppietta di Perez, si trova benissimo nella diciamo questa posizione. Ma che difesa abbiamo incontrato, ragazzi. Cercherò un attimino. Sapete, io gioco a modalità campione senza modifica del slide, perché al momento i gruppi Facebook che si ne occupano, amici dei gruppi Facebook carriera, non hanno ancora inquadrato bene quelle che potrebbero essere le modifiche. Ma io ora questa difesa bisogna avversare, bisogna ridia
un sinsillino, perché altrimenti così è imbarazzante. È vero che si sta giocando contro l'ultima della classe, e quindi magari vediamo un attimino che succede con le altre difese. Bravo Buldini, c'è spazio sulla fascia, se ne può andare adesso. Ah, troppo altruista, aspetta una grossa occasione, è fermo quell'altro. No, sono fermi, la difesa è ferma. Non corre la difesa. Bravo, quel recupero. Bravo Gaucho. Saranno 2 minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Ah, il passaggio, ragazzi. 3-0, ragazzi. Vittoria netta, senza se e senza ma, il Deportivo che fa un sol boccone del Real Saragozza. E qui questo, non possiamo perderlo, il saluto dei giocatori verso i propri tifosi. 3-0 e andiamo avanti in campionato. Ripeto, l'obiettivo è vincere almeno una qualcosa, una competizione. Allora, avanti, andiamo avanti. I giochi finali. Ah, cos'è questa, la Liga? Allora, esamina i programmi, reazione dei cosi, vediamo un po' dalla Spagna, vai un po' qualcuno dalla Spagna, chi è? Oh, Alberto Marì, attaccante, ma noi ora non siamo in campo di... No, al momento non ci sono, quindi... Allora, andiamo avanti, avanti, giochiamo contro... Siamo quarti ora? Con chi si gioca? Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti, trionfi simulazione, partita fra un giorno, oggi. Ok, Eldense contro il Deportivo, giochiamo fuori casa, analizziamo però la formazione avversaria, questa volta la analizziamo. Loro giocano con 4-4-2 linea, il classico 4-4-2, 3 giocatori interessanti, Chapela, che è un esterno d'attacco, un'ala sinistra, il Domic e poi Timor Sva, che è un centrocampista. Non conosco nessuno di questi giocatori, una rosa che vede centrocampo e la difesa prevalere sull'attacco, comunque più o meno hanno statistiche simili. Le ultime 5 partite sono condite da 2 sconfitte, 2 pareggi, e 2 sconfitte, 2 vittorie e un pareggio, vengono da una sconfitta. Sono decimi, quindi noi la classifica la vediamo alla fine della puntata come sempre. Vediamo l'impostazione tattica, non appena riconquista palla però cerca di ribaltare immediatamente, quindi loro hanno un assetto difensivo solido, però poi ripartono in contropiede. E come avevo detto prima, i giocatori chiavi difensivi sono Dumic e Timur Sva, che è un centrocampista, e davanti Chapela, Igor Chapela. Vabbè, vediamo un po' chi è che ha fatto i gol di più. Gol 2, l'esterno Bouzizi, che però non parte dalla parte della panchina, e poi anche Timur, centrocampisti. Le punte non fanno gol nemmeno con le mani. Bene, andiamo avanti e giochiamoci la partita. Allenamento pre-partita? No, niente allenamenti pre-partite, se no diventa un problema. Allora, l'arbitro è il signor Olivia, la signorina Olivia o la signora Azzora. Il tempo è buono, si gioca alle 18. Quindi noi diciamo che continuiamo con il nostro modulo che, insomma, ci ha fatto vincere 3-0. Nettamente, è vero la squadra era modesta, però noi cerchiamo di vincere anche questa partita. Come sempre, ragazzi, ve lo dico, poi vedrò anche la fine della partita. Il video verrà condiviso sulla pagina Facebook del canale e anche sul gruppo Facebook, il nuovo, tra virgolette, tra un po' che c'è, che appunto FC Community Italia, che è del quale appunto il faccione e il canale stesso risulta amministrato. Partiamo, andiamo un po', testiamo con una squadra un pochino più alta di classifica, il nostro Bayern Mari. Commento per raccontarvi questo match. In palio oggi 3 punti per la sbagliato. Tutta la seguita. Non, ovviamente non funziona come nell'online, perché nell'online salgono in maniera più automatica i giocatori, però insomma, nel veder rotolare quella palla è sempre forte. Nel senso, i terzini spingono di più. Sotto Bimbi. Aio. Adonsk, portiere, addio, mamma mia, si salva con la... Oh, siamo la Paletti,
intervento efficace e possesso. Ah, Paletti, siamo troppo bassi. Si accentra. Tenta la conclusione. Mamma mia. C'è deviazione, ma non è finita. Forza, bimbi, usciamo da lì. Vai, Eremai. Dagliela subito. Vai, Barbero. Vai, Barbero. Non smarcati. Non sa chi dalla. È una delle stelle in campo. Devi partire in del. Sta segnando raffiche in questa stagione. Le difese non sembrano ancora aver trovato le giuste contromisure per fermarlo. Vedremo se anche possa abbassare. Ancora lui, ancora Perez. 1-0 nella prima occasione. Ragazzi, però non si sapeva, non si smarcava nessuno. Lucas Perez, ancora lui in gol. Ma è il bomber della squadra. Capitano, bomber, tutto lui. 1-0 per noi. Siamo avanti. No, dicevo, non riuscivamo a smarcarci, quindi oggettivamente era un po' un problema da quella distanza. Ora nel mercato di riparazione cercheremo di fare qualche colpo, vendiamo qualche giocatore importante, tipo di Temai, che non mi sta piacendo, anche se la partita precedente ci ha portato un vantaggio. Ma io, la deviazione sul tiro. Bravo, vai Barbero, vai in porta, il Barbero di turno. A metri per avanzare. No, si sono scontrati, ma porca mignon. Aio. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Mamma mia, che portiere ci abbiamo. Già primo esce. Escudero non ce la fa più. Escudero non ce la fa più. Forza, ragazzi. Però una bella squadretta l'avversario. Non male. Attenzione. Mamma mia, l'avevo visto dentro. Bel. Cos'era? Uno schermo. Poco che non trovasse lo specchio. Forza. Dagliela. Arbitro, qui tocchettino sulla gamba. Ah, bello, bel passaggio. Si sta soffrendo, Cerca il corridoio. Che altro, perché sono lenti. Aio. Bravo, vai Eremai, corri Maremma. Ma no, c'era lui solo. Addio. Può avanzare indisturbato. Lui passa. A passare, si vede un po' la qualità. Primo tempo. Partita molto equilibrata. Partita molto, molto, molto equilibrata. Però siamo avanti 1-0. Sembra importante, appunto, continuare a vincere, perché risaliamo un attimino. All'inizio abbiamo avuto qualche battuta d'arresto, ma se non sbaglio non abbiamo ancora perso una partita. Ci sarà, ovviamente. Giochiamo con i soliti. Lasciamo il gigante buono in panchina. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Oh. Tanto comincia a essere buio. Questo, ecco, su queste cose, questi particolari sono veramente interessanti, Brava E addio portiere, esce. Mamma mia, grande uscita del portiere. Eccolo, cambio a centrocampo. Dicevo, questi particolari, si comincia con un pino di sole, ora che appunto il tempo sta andando avanti, sono accesi. Questi sono molto particolari, molto ben curati, mi piace. Complimenti alla IA. Batte corto. Stessa palla, caccia nel momento giusto. Parata straordinaria. Madonna. Hanno il pallone che. Per forza, è due ore che sono lì. Assoluta. Ma come si fa? È due ore, non ci si usciva. Il replay evidenzia l'intervento tardivo della difesa. Non si possono concedere tutti quegli spazi, dai. La palla va rinviata prima. Non
ci smarca nessuno. Cristian Herrera ha un'autostrada a disposizione. Ha calciato di mamma mia, Perez cosa ha sbagliato? È stato molto cosa ha sbagliato Perez? Mamma mia. Vieni a inquadrare la porta. E centrocampo assente, ragazzi. E far quel modulo che vi ho detto, anche i giocatori sono molto importanti, parliamoci chiaro. Del suo arrivo e della sua probabilmente non ho i giocatori adatti. L'ultima squadra della sua carriera. Io. Per passare in battaglia. Addio! No! 2-1 rimonta. In 10 minuti ci hanno rimontato, ma è giusto, perché stavano premendo in maniera clamorosa. 2-1. Da essere in vantaggio siamo sotto. Che miseria. 2-1 per loro. L'Oldense. Cos'è dell'Oldense? Cos'è? Vai, Perez. Parti troppo lontano. Pallone interessante questo. Si è bloccato. Preciso, attacco che si interrompe. Siamo fermi a centrocampo. Siamo fermi. Addio. Interessante. Vai in campo. Vai in porta. Bravo. Bravissimo. Ripartiamo. Bravo. Su. No. Grande intervento. Ce la facciamo, Addio, addio. Occhio qui alla ripartenza. Sono troppo alti. Bravo. Il lavoro difensivo su questo contropiede. Vai Perez. Vai a Barbero. Barbero. Ma no, Barbero, esci, via. Via da Vellarti. Un fulu lì. Hanno difeso bene, qui il tecnico può essere davvero soddisfatto. Ripartiamo, Yeremay. Con la tua velocità. Tagliala a lui. 5 minuti al fischio. 5 minuti al termine. Divide le due squadre. Ancora poco alla fine. Non ce la fanno più, via. Formazione avversaria, si riprende il pallone. Si torna alla sconfitta, prima sconfitta. Non fischia. Ma vai. C'è spazio per il contropiede. Porca miseria, De. Palla pericolosa, bravissimo. Bravo. Niente, non ci si esce. Prova il tiro. Finita. Finisce il match. Usciamo con le ossa rotte. Usciamo da questa trasferta con le ossa rotte. Primo tempo, direi, a nostro favore. Fanno tutti uguali. E il primo tempo a nostro favore. Secondo tempo. Usciti con le ossa rotte. 2-1, ragazzi. Abbiamo perso, purtroppo, questo campaccio. Intervista post-partita. Senti cosa dice nell'intervista post-partita. Sono curioso. Cosa dice? En primer lugar, vediamo un po'. Por dedicar parte de su tiempo a contestar estas preguntas. La squadra è parte infando per la parte del match. Scontiamo la differenza di me. Pensa che Perez ha potuto fare di più oggi. Sì. Critica per consola Perez. Motivo. Un'altra partita probabilmente avremmo bisogno di più. Devo fare comunque i miei complimenti a Perez, perché se no Perez, ragazzi, è il nostro attaccante più importante. Pensate un palcabile oggi, come sono andato a decidere in problema. No, come è imparcabile. Elogio la prestazione di Perez. È il nostro punteros. Ha pagato, ok. Perez ha giocato una partita davvero. Noi bisogna averci due o tre giocatori importanti davanti. E poi Vasquez, prende il secondo di pace, ha avuto paura del numero di volte in cui cosa è stato in difficoltà? No, motiva. Ragazzi, perché lo faccio? Perché sapete che le interviste post partita, pre partita fanno mucchio e vi possono dare dei crediti poi nella, non crediti da spendere, ma vi possono da spendere, nel senso che fanno aumentare gli obiettivi nell'online, quindi vi consiglio anche voi di fare. Io lo faccio veramente poco perché sono senza audio, non mi piacciono, però vanno fatte. Andiamo avanti e la prossima giochiamo contro il Malaga, o sbaglio? No, è il Malaga, un'altra grande squadra della, che è undicesima, un'altra grande squadra della del campionato,
diciamo, iberico, perché di fatto il Malaga spesso e volentieri lo troviamo nella Serie A, stavolta è sempre in Serie B. Vediamoci però un attimino la classifica. Allora, vediamo un po' la classifica, da qui non si vede. Qui, ragazzi, non ci ho ancora capito una mappa. Non ci ho ancora capito nulla. Altri campionati, statistiche. No, non è da qui. Dov'è? Ma porca miseria. Perse 6 gol per ora, eh. Quindi è il capocannoniere per il momento del campionato. Allora, per vedere la classifica, cosa si deve fare? No, per curiosità, eh. Per curiosità, per vedere la classifica. Non lo so, ragazzi. Non lo so come cacchio si fa a vedere la classifica. Vabbè, ve la racconterò lunedì, quando martedì prossimo. Io non so vedere dov'è la classifica. Oh, mamma. Ah, ma però qui non anche se tutto il mondo, vabbè, ma la classifica, io voglio vedere la classifica mia, porca mignone. Questa è la classifica dei cannonieri, 6 gol in 6 presenze, Luca Perez capocannoniere, ok. Ma e poi qui, mamma, vabbè ragazzi, lasciamolo qui, perché noi siamo quinti. Ve lo farò vedere nel prossimo, non ci sto veramente, hanno complicato tantissime cose. Per altre è molto interessante, perché la personalizzazione delle, diciamo, delle tecniche e delle tattiche da adottare sono veramente una figata, ma questo per vedere dove sono in classifica, ma come si deve fare? Sicuramente poi il buon Gabriele me lo dirà, però è qui, non lo vedo. Ok, ragazzi, io salvo e vi do appuntamento alla prossima puntata. Abbiamo visto che comunque siamo quinti. Noi ci vediamo martedì prossimo alle ore 7, ormai sapete, no? Per dar modo a tutti di poterlo vedere subito, oppure comunque quando vi pare, ma già dalle 7 sarà disponibile sul canale. Siamo quinti, purtroppo siamo reduci a questa sconfitta. Noi ne ripartiremo da lì, cercheremo di capire un pochino nella partita contro il Malaga di recuperare qualcosa. Magari nei commenti fatemi sapere se questo 4-4-2-2 è adatto a questa squadra. Ripeto, nell'online è super adatto, ma bisogna averci una squadra particolare. Io vi saluto e vi do appuntamento alle prossime. Ciao.